Un'opera assolutamente unica che invita alla meditazione, impreziosita da fotografie mozzafiato e testi che descrivono con poesia e profondità una realtà estrema, qual è la regione del nord dell'India, dove ha sede il Tibetan Children's Village. Il volume Il cuore tibetano della Dak, realizzato da Emanuela Fagioli, stampato grazie a Kobat, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e il saluto del Dalai Lama, contribuirà alla realizzazione dei progetti dell'associazione in Ladakh. Un libro pensato per onorare la cultura tibetana e per cui in forma di libro di preghiera tibetano. Un libro da meditazione che naturalmente non si può sfogliare in piedi o velocemente, ed anche la fogliazione 108 facciate è il numero dei grani del rosario tibetano. La rilegatura riporta il nome Italianamala in tibetano e questo progetto devo dire che è piaciuto molto anche al nostro villaggio e all'ufficio del Dalai Lama e siamo riusciti a stampare il libro con la lettera originale del Dalai Lama. Fotografie raccolte in 10 anni di viaggi in Ladakh per Italianamala, per incontrare i nostri bambini e per seguire i progetti che lì abbiamo sviluppato. Quest'anno, su una delle tante strade accidentate del Ladakh, è nata l'idea del libro per celebrare i 10 anni dell'associazione. È un volume che ricordiamo, contribuirà a raccogliere fondi, io mi auguro, per il progetto che abbiamo in corso, che è un laboratorio di scienze che verrà utilizzato tutti gli anni da 2000 studenti e per cui il libro vuole essere uno strumento per trovare nuovi fondi da destinare a questo progetto.